Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco e i componenti dell'amministrazione comunale per aver consentito e collaborato alla riuscita di questa manifestazione. Noi come associazione Arma Aeronautica, oltre a tenere sempre presenti i valori di patria e relativi alla nostra forza armata, abbiamo il desiderio di mantenere sempre vivo il ricordo del reparto alta velocità, che nato nel 1927 per volontà del Ministero dell'Aeronautica al fine di preparare piloti, specialisti e velivoli per conquistare la famosissima Coppa Schneider, trofeo che avrebbe dovuto andare a chi per primo avesse vinto per tre volte questa corsa, riuscì a formare dei piloti che non riuscirono a vincere la Coppa Schneider, ma perché semplicemente il velivolo MC-72 che avrebbe potuto conquistarsi questo trofeo non era ancora pronto e aveva dei grossi problemi. Questo non impedì però che i piloti del reparto alta velocità conquistarono per ben due volte lo stesso, anzi per ben tre volte il record di velocità, prima con Mario De Bernardi che superò i 500 km all'ora, successivamente col maresciallo Francesco Agello che nel 1933 ottenne il record con 630 km all'ora e successivamente l'anno successivo nel 34, il 23 di ottobre del 34 ottenne il record tuttora imbattuto per idrovolanti a elica con la velocità di 709 km all'ora di media sui quattro passaggi previsti. Il reparto ad alta velocità ha portato a Desenzano grande notorietà in tutto il mondo, grazie ai piloti che ottennero questi record e che si presentarono per vincere la Coppa Schneider senza riuscirci proprio perché il velivolo non era ancora pronto. Stavo aspettando questo e quindi mi ha un po' imbarazzato e facendomi anche commettere qualche errore di date. Chiedo scusa a tutti. Ad ogni buon conto tutto è bene quel che finisce bene. Ora vorrei invitare il maggiore del buono a salutare tutta la cittadinanza da parte del comando questo storno. Buongiorno a tutti, io sono in realtà il maggiore Liccardo, sono il comandante del 156° gruppo del sesto stormo di Ghedi. Insieme al maggiore del buono, comandante del 154° gruppo di Ghedi, abbiamo l'onore oggi di sostituire il comandante del sesto stormo, il colonnello Andrea Di Pietro. Inizio portando il saluto al colonnello Tagliabue e all'associazione d'arma e all'autorità del comune di Desenzano da parte del nostro comandante che purtroppo oggi non è potuto intervenire. Comandante, nel pieno rispetto
dei valori, delle tradizioni a cui accennavo poc'anzi, i Diavoli Rossi sono onorati di essere qui presenti a questa cerimonia. Grazie, grazie a tutti. Invito ora il sindaco, signora Rosa Leso, a dire qualche parola. Grazie. Grazie. Credo che anche la città di Desenzano debba porgere a tutti i saluti in questa splendida giornata. E adesso sono in tempo utile gli aerei, quindi è proprio il momento giusto per salutare tutti i presenti e ovviamente assieme ai cittadini e agli ospiti tutte le autorità militari e civili e tutti i familiari e gli estimatori del reparto alta velocità che oggi si riuniscono come ogni anno per celebrare le imprese di quel favoloso periodo storico che ha visto Desenzano molto alla luce, come ha detto il colonnello Tagliabue, nel periodo che va dal 1927 al 1936. Alla cerimonia di questa mattina seguirà poi oggi l'inaugurazione di una mostra tematica presso il chiostro Santa Maria de Senioribus, Museo Civico Rambotti, che rimarrà aperta dal 18 ottobre al 4 novembre 2013. Alcune delle più belle pagine della storia dell'aviazione militare italiana la scrissero i valorosi piloti e i loro formidabili idrovolanti dal caratteristico colore rosso, i Diavoli Rossi, dell'idroscalo di Desenzano del Garda, creati solo ed esclusivamente per infrangere dei record di velocità. Pagine gloriose, ma anche drammatiche. Correre con un velivolo poco più che un prototipo e ad alta velocità ha portato fama e gloria, ma anche a volte morte, per quegli ardimentosi piloti che la sfidavano sprecciando a pochi metri sul pelo d'acqua. La città di Desenzano ottenne rinomanza a livello mondiale nel periodo in cui fu sede tra il 27 e il 36 della scuola di alta velocità e fu teatro delle imprese di giovani piloti che ottennero brillanti successi, tra i quali ricordiamo quello già ricordato sempre dal colonnello del 23 ottobre 34, quando il maresciallo Francesco Agello conquistò il record mondiale di velocità, raggiungendo, il dato me l'ha dato il mio vice sindaco precisissimo, i 709,209 km orari, entrando così nella storia del volo. A molti di questi aviatori la città di Desenzano ha reso onore, dedicando strade, uno stadio, il meraviglioso monumento davanti al quale ci troviamo, un altro monumento all'interno dell'idroscalo, opera del nostro concittadino Lodovico Gavagnini, e una targa esplicativa donata dal Lion Club Desenzano posizionata in piazza Malvezzi. Testimonianze di una memoria storica che è patrimonio per la città di Desenzano, che va salvaguardato e trasmesso alle giovani generazioni. Ringrazio pertanto l'Associazione dell'Arma dell'Aeronautica e nello specifico la sezione di Desenzano per l'impegno nella salvaguardia di questa memoria storica, non solo con un raduno commemorativo annuale, ma con la cura di cimeli, fotografie, documenti che trasferisce nella mostra annuale per renderli fruibili ai cittadini, agli ospiti, agli studenti, ai giovani che apprendono e ai meno giovani che ricordano le glorie di un tempo. Certo, sarebbe molto bello, e qui lancio un messaggio forte all'Arma dell'Aeronautica, che una parte dell'idroscalo ospitasse permanentemente una mostra di questa parte importante della storia dell'aeronautica italiana. Grazie. Un museo della RAV sarebbe salvaguardia di patrimonio storico e diventerebbe anche, perché no, un'attrazione turistica per la nostra città. L'ebbrezza del volo ha da sempre affascinato l'uomo. Il mito di Icaro
che si avvicinò troppo al sole, volando sempre più in alto per un desiderio di libertà, di curiosità, di intraprendenza? È forse la stessa ebbrezza che guidò i nostri piloti della RAV e che guida ancora oggi i nostri aviatori, ai quali va il nostro grazie, a chi è passato per le glorie di un tempo e a chi ancora oggi è impegnato per le importanti missioni di pace nel mondo, nella quale la nostra arma aeronautica è sempre impegnata e si distingue. Grazie. Volevo solo aggiungere una cosa. Volevo salutare i parenti dei piloti che hanno partecipato alla scuola alta velocità, al reparto alta velocità. Oggi sono qui presenti le due famiglie. Basta così, nient'altro, grazie.